Ci siamo ragazzi, ormai ci siamo davvero, mancano solamente 3 ore, nel momento in cui pubblico questo video, all'arrivo della live, del Minecraft Live, dove scopriremo le future versioni di Minecraft. E ragazzi, faccio questo video quando manca ormai pochissimo, innanzitutto per avvisarvi e ricordarvi un'ultima volta della live. Infatti tra 3 sole ore alle 17:30 in punto vi aspetto sul mio canale Twitch live.renblaze.it, trovate il link qui a schermo, in descrizione, nel commento fissato, ovunque. Venite, chiamate i vostri amici, fate passaparola. Insomma ragazzi, è letteralmente l'evento dell'anno e lo seguiremo insieme. Più o meno alle 18, dopo il pre-show che comunque seguiremo, saremo lì pronti per seguire l'evento. E mi raccomando, siate puntuali, venite anche un po' prima apposta, perché hanno detto che sin dall'inizio dell'evento ci saranno le grosse bombe, quindi la nuova versione del gioco. E questo vuol dire solo una cosa, vuol dire che non è l'unica novità e tutto ciò va ad avvalorare le mie tesi. Infatti in questo video volevo ripassare insieme le teorie, cosa aspettarci, che cosa potrebbe accadere, e infine andremo a vedere se tutte queste speculazioni, gli indizi disseminati negli ultimi mesi porteranno qualcosa, se ci hanno trollati o seppure sarà tutto vero. Prima di continuare voglio specificare una cosa, visto che nel titolo vedrete la scritta leak, che è una cosa molto grossa, e questo intero video è stato registrato prima che venisse a conoscenza di questo presunto leak che gira nel web. Me l'ha passato un mio moderatore esattamente quando avevo finito di caricare il video, che quindi ho rimosso da YouTube. Non era ancora pubblico chiaramente, e ho deciso di aggiungere questo pezzo. Quindi sì, c'è stato un leak del tema della prossima versione di Minecraft, ne parlerò a fine video. L'intero video è totalmente spoiler free, perché quello che dico è stato registrato prima che io stesso sapessi del leak, e quindi non va a svelare nulla, va solo a ipotizzare qualcosa. Detto ciò, vi lascio con il video, sul finale vi avviso quando parlo del leak, così chi vuole potrà chiudere prima di sapere cose. E partiamo proprio dall'ultima informazione che vi ho detto, il Mountain Update. Durante l'evento dell'anno scorso, come già sapete, abbiamo votato quale bioma volevamo aggiornare e la montagna ha vinto meritatamente, e quindi stiamo aspettando tutti l'aggiornamento di queste montagne, che ancora non è arrivato. Nella 1.16, però, Lady Agnes, una delle più importanti programmatrici del gioco, ci ha avvisati che il Mountain Update sarebbe arrivato nella versione seguente alla 1.16, quindi con tutta probabilità, detto sempre che la Mojang cambia idea di continuo e fanno un po' quello che vogliono, quindi è un po' difficile prevedere le loro mosse, però dovrebbe uscire questo Mountain Update con la 1.17. Sicuramente, sicuramente nella live se ne parlerà. Questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco, quel fuoco che sta divampando laggiù. La cosa interessante è che appunto ci hanno detto seguite la live dall'inizio, è importante perché a inizio live ci sarà qualcosa di grosso. Probabilmente si riferivano alla nuova versione. Io credo che se vogliono seguire la strada imposta l'anno scorso, che hanno confermato voler essere la strada per le future versioni di Minecraft, dovremmo avere ogni anno 2 versioni, una più piccola e una massiccia, come è stato l'update delle api e poi il Nether Update. Quindi un update più piccolo che uscirebbe in questo caso entro fine anno e poi un update più grosso che uscirebbe per la prossima estate. In questo caso potremmo avere la 1.17 presentata a inizio live, perché l'anno scorso la 1.15 fu presentata tramite degli snapshot prima del Minecon. Quest'anno non è stato possibile farlo, forse per via dell'epidemia, forse per qualcos'altro. Ma in ogni caso, già avevo speculato di 2 versioni presentate nello stesso evento e questa cosa sembra un po' avvalorare questa tesi. Una 1.17 inizio live, una live con tutti i momenti cringe, gli annunci secondari, le novità di Dungeon and the Earth e il mob vote ovviamente, e poi finire la live con il mega annuncio, la grande versione, che sarà a questo punto il Cave Update. Sì, lo so, dovrei dire che sarebbe il Cave Update, perché sarà implica una certezza, però ragazzi, dopo tutti gli indizi che hanno fatto, dopo nessuna smentita, perché come minimo se non fai un Cave Update adesso, che è la roba più richiesta dalla community di sempre, sul sito di feedback che ha superato i 56.000 voti, quantomeno dovresti mettere le mani avanti, fare una smentita. Invece loro sembrano voler calcare un po' la mano, sembrano voler
un po' a darci quegli indizi, teaserarci su queste benedette caverne. Non si sono mai tirati indietro in questo, ed è per questo che io mi aspetto il Cave Update come grande annuncio di oggi. È pur vero che l'annuncio iniziale potrebbe essere relativo al DLC minecraftiano di Smash, ma da quello che ho capito ci sarà un altro mini evento per riannunciare la cosa, che però è già uscita qualche... cioè in questi giorni, quindi è uscito qualche giorno prima. Non avrebbe senso che questo sia il grande annuncio di inizio live, ecco. Detto che stiamo già speculando sui nomi dei probabili update, considerate che Mountain Update e Cave Update sono nomi che utilizzo in maniera, insomma, come fossero dei placeholder. Non è detto che si chiamino così. L'importante è che avremo le nuove montagne e che avremo un aggiornamento delle caverne. Poi il nome dell'aggiornamento può essere letteralmente qualsiasi cosa. Cough cough, Forbidden Update? Qualcuno? No? Mo vedi che ci fanno davvero il Dirt Update e il Mario Update. E a quel punto finisce tutto. A parte gli scherzi, le montagne sono cosa certa. Così come è cosa certa il mob vote. La votazione del mob che andremo a seguire andrà a introdurre un nuovo mob nelle future versioni di Minecraft. Se ci fosse davvero l'annuncio di due versioni, non sapremmo se fosse nella 1.17 o nella 1.18. Ma in ogni caso, mi sentirei di dire che verrà aggiunto in concomitanza con le nuove montagne, perché in caso, ed è probabile che sia così, di aggiunta dell'Iceologer, quindi se fosse lui il mob più votato, essendo relativo alle nuove montagne, dovrebbe essere aggiunto insieme. Non è detto, però avrebbe senso pensarla così. Inoltre, se vi chiedete come votare uno dei tre mob, vale a dire la Mublum, la Glowsquid o l'Iceologer, per inserirlo nel gioco, sappiate che durante la live seguiremo insieme anche questo, ragioneremo insieme, io voterò insieme a voi e soprattutto vi spiegheremo passo passo come votare. Quindi quando escono i post su cui votare ve li linkiamo direttamente in chat. E quindi vi ricordo di nuovo 17.30 live, link in descrizione. Vi aspetto tutti quanti, ragazzi. Detto ciò, che altro aspettarci? Vi ricordo che ci fu il teaserino di un mob in grado di spaccare i blocchi per raggiungerci, accompagnato con l'emoji di un Oni, quindi una sorta di demone. Non si sa bene a che cosa si riferisse, però aspettiamo ancora perché potrebbe esserci una novità e l'introduzione di questo mob. Magari arriverà, non lo dicono oggi nel Minecon, ovvero nel Minecraft Live, però dovrebbe arrivare un mob di questo tipo. Vi ricordo inoltre che ci sono un po' di questioni irrisolte. Ad esempio la Fletching Table. Cosa farà questa tavola che quasi sicuramente verrà inserita, cioè lì verrà inserita una funzione in questi aggiornamenti? Non lo sappiamo, sembra riguardare in qualche modo l'arceria, ma in che cosa, cioè in che modo l'arceria? Non ci viene in mente nessuna funzione che potrebbe essere utile, per cui potrebbe essere utile utilizzare una nuova tavola di lavoro, se non qualche novità relativa all'arceria. E questo mi porta a pensare una cosa, e se in questi update inserissero anche il famoso Combat Update, ricordate che Jeb sta testando un nuovo PvP? E ogni tanto se ne salta fuori con questi test, un PvP dove c'è una nuova variabile nelle armi, cioè la Reach, il raggio d'azione, dove c'è un nuovo incantamento per l'ascia e un sacco di spunti molto interessanti. Vi lascio nelle schede i video, visto che li abbiamo analizzati. Questo PvP avrebbe senso inserirlo, se non in un 1.1.17, magari nella 1.18, quindi nel prossimo grande update. E magari potrebbe essere in qualche modo collegato a nuovi minerali, e quindi al Cave Update, e in qualche modo potrebbe riguardare anche, che ne so, nuovi tipi di frecce o di archi, magari lavorabili proprio dalla Fletching Table. Parlando sempre di Cave Update, una pratica che ormai si usa fare è scavare sdraiati. Sapete che, infatti, se noi andiamo a prendere una botola qualsiasi e la piazziamo e la apriamo sopra la nostra testa, e magari dovrei anche tipo cercarla direttamente così, possiamo sdraiarci a terra, attivando l'animazione che in realtà è quella del nuoto, quindi di fatto stiamo nuotando a terra. Bene, c'è un'immagine su Twitter che è stata postata nella giornata di ieri dove uno dei programmatori è raffigurato all'interno di un tunnel sdraiato. Alcuni dicono che l'animazione sembra diversa e che forse potrebbero aver inserito l'animazione della strisciata all'interno del gioco in maniera a sé stante dal nuotare, quindi senza usare questa
particolare funzione con la botola, magari aggiungendo anche un tasto che ci permetta di sdraiarci senza per forza dover usare strani espedienti. Avrebbe perfettamente senso, visto che è una funzione che esiste, ma che è stata implementata in modo molto strano. Verrebbe in qualche modo legittimata. Con ciò, stiamo discutendo di tantissime cose, ma manca davvero poco all'evento. Quello che io voglio dire è che in questi mesi ho fatto il mio possibile per comunicarvi tutte le novità, tutte le speculazioni, le teorie più accreditate e le cose più probabili che potremmo vedere in gioco. Ci sarà un cave update e un mountain update? Saranno lo stesso aggiornamento? Magari una 1.18 che aggiunge entrambe le cose e una 1.17 più piccola con qualcosa di totalmente diverso? Annunceranno due o un solo update? Io ho cercato di darvi un'idea più chiara possibile di cosa aspettarci, con anche mesi di anticipo. Oggi scopriremo la verità. E che sia bene o male che io abbia azzeccato tutto o niente, spero comunque che abbiate apprezzato questi mesi di speculazioni e teorie su cose che comunque prima o dopo arriveranno per forza nel gioco. E a tal proposito voglio fare un ultimo appunto. La mia teoria la troverei certa sotto molti punti di vista, ma ho un solo grande dubbio. Se ci fosse una 1.17 a tema montagna e una 1.18 a tema cave update, ci sarebbe un grande ostacolo a questo. La montagna, per avere la nuova montagna, dovremmo rigenerare il mondo, e quindi o cancellare dei chunk o creare un nuovo mondo. La stessa cosa avverrebbe per le caverne, ovviamente. Quindi avrebbe senso che Mojang introducesse due update consecutivi con l'intenzione di far rigenerare il mondo per avere le novità? Oppure vorrebbero davvero accorpare in un'unica massiccia versione le due cose, proprio per spingere i player a rigenerare il mondo ma una sola volta? E qua è il momento di fermarci. In questo punto, ragazzi, vi avviso, sto per svelarvi il leak che potrebbe anticipare il tema del Minecon, il tema della nuova versione di Minecraft, del Minecon che poi è Minecraft Live, vabbè, abbiamo capito. Quindi se non volete lo spoiler e volete la sorpresa al 100%, chiudete ora il video, considerate che il leak potrebbe essere attendibile, ma potrebbe essere una grande burla. Vi spiegherò anche perché potrebbe essere attendibile. Intanto ho stoppato il video in un punto dove facciamo un ragionamento che è confermato dal leak. Quindi, se il leak fosse reale, la mia speculazione su una possibile versione che unifica in realtà il Mountain e il Cave Update potrebbe essere confermata. E avrebbe senso per appunto il discorso della generazione del mondo. Il leak è il seguente. Uno youtuber e streamer chiamato Connor Eats Plant, se non ricordo male, è stato apparentemente invitato a ostare il Minecon e quindi fare da caster ufficiale del Minecon, e nella richiesta mandata da Mojang, a detta sua, gli è stato detto che avrebbe parlato questo evento della 1.17, che sarà una versione unificata, vale a dire il Cave and Cliffs, o Cliffs and Cave Update. Quindi l'aggiornamento delle caverne e delle montagne insieme nella 1.17. Ora, potrebbe essere una grande lollata, in ogni caso volevo in extremis darvi questa notizia, staremo a vedere perché ormai manca davvero poco, ma avrebbe senso per quello che stavo dicendo io stesso, senza sapere del leak. La logica ci porta già a pensare a un possibile aggiornamento unificato di queste due cose, anche se di contro, quindi cioè, che cosa faranno? Un aggiornamento unico? Boh, è strano, è comunque una scelta pericolosa che non condivido al 100%. Lo streamer in questione nella sua clip, inoltre, ha detto che ha parlato di questo update e quando la chat ha detto cosa cave update hai leakato, lui ha reagito dicendo ma cosa, non era di pubblico dominio? Io non seguo queste cose, ne so davvero poco, e l'ho detto pensando fosse di pubblico dominio. Quindi i casi sono due, o effettivamente gli è sfuggito un leak per sbaglio, oppure ha fatto una trollata incredibile. Nel secondo caso, GG, perché avrebbe trollato in maniera bestiale, ma con cognizione di causa, perché comunque è molto credibile come troll, oppure potrebbe essere reale. Ragazzi, tra non molto scopriremo la verità, quindi chiudiamo questo video con questa ultima sorpresa, ci vediamo alle 17.30 e insieme scopriremo quale sarà il nuovo update di Minecraft. Ma se fosse così, ragazzi, sarei contento di averci almeno azzeccato.
Quindi scopriamolo. 17:30 in live. Ciao a tutti.